In questo nuovo video parlerò della pesca all'aspetto e all'agguato indirizzata alla spigola. Questo pesce solitamente tende ad arrivare all'aspetto, puntando con molta decisione il subacqueo. Ma capita pure di vederla arrivare all'aspetto diffidente, è pronta a ritornare indietro con gran velocità. Infatti, in queste due prime occasioni abbiamo visto manifestarsi i due comportamenti. Di solito, nella maggior parte delle occasioni, l'aspetto classico è la tecnica regina per insidiare questo tipo di pesce, che solitamente spunterà all'improvviso. Le spigole amano molto i fondali misti, sabbia, alga, sabbia e roccia oppure sabbia e posidonia. Comunque tutti quei tipi di fondali dove le spigole riescono a sferrare agguati alle possibili prede. A volte pure io pesco le spigole all'agguato. Invece spessissimo mi capita di fare agguati e poi concludere le catture all'aspetto. Come in questa occasione. Invece in quest'altro tuffo riesco a catturarne una all'agguato. Anche in questa occasione sto scorrendo il fondo all'agguato, quando in lontananza mi accorgo di una spigola. È distante, decido di accelerare velocemente, così da accorciare le distanze e sparare. In quest'altra occasione catturo un'altra spigola. Questa cattura è riuscita ad appagarmi particolarmente, perché durante l'agguato in lontananza vedo arrivare questo pesce. Mi rendo subito conto che la posizione in cui mi trovo non è favorevole alla cattura, quindi decido di avanzare velocemente e la vedo per un attimo, per poi sparire subito dietro la roccia. In realtà, dalla videocamera la spigola non è mai sparita dall'obiettivo, ma invece dalla mia vista sì. E ho sparato alla cieca, come se avessi qualcuno che mi avesse messo la mano davanti agli occhi, proprio perché avevo un pezzo di roccia davanti alla maschera. E così ho sparato la spigola dopo circa 1-2 secondi dall'ultima volta che l'avevo avvistata. In questa occasione mi spunta un branco di spigole.
In mezzo punto una femmina, poi mi rendo conto che è gravida e preferisco lasciarla, così da permetterle di completare la riproduzione. Subito dopo, nello stesso tuffo, vedo arrivare un maschio e decido di catturarlo. Quest'altra cattura è molto bella e particolare e sono soddisfatto di essere riuscito a documentarla. Con l'acqua pulita vedo arrivare questa bella spigola. Rimango fermo e la catturo con un tiro perfetto e la spigola cade sul fondale. Ma subito dopo lo sparo ne arriva un'altra. Riesco a farla tranquillizzare, così da pensare e sperare di riuscire a catturarla nel tuffo successivo. Dopo aver velocemente sistemato la spigola nella plancetta, carico il fucile e provo un altro aspetto. La scorgo in lontananza, si sta avvicinando lentamente, giustamente diffidente, ma sono ben nascosto e continua ad avvicinarsi, permettendomi la cattura. A farle compagnia era arrivata un'altra spigola, più piccola, che nel tuffo successivo ho preferito lasciare. Quest'altra spigola ha avuto un avvicinamento come quella iniziale, ovvero quelle che si avvicinano velocemente e tentano subito di ritornare indietro. Questa è un'altra di quelle catture che mi ha molto appagato. Col mare calmo e l'acqua cristallina vedo arrivare una spigola da lontano. Perdo l'attimo e mi accorgo che c'era pure un altro pesce. Non voglio provare un tiro da lontano rischiando di sbagliare il pesce. E alla fine decido di non sparare e riprovare un altro tuffo. Infatti, si può notare che sono sempre nello stesso posto. Dopo una decina di secondi di aspetto, la vedo arrivare. Mi sistemo bene e attendo il suo avvicinamento. Una volta al tiro la catturo. Forse l'avrei potuta catturare anche il tuffo precedente, ma non mi sono sentito di sparare dopo aver perso l'attimo giusto. E fortunatamente stavolta è andata bene. Quando siamo all'aspetto in una zona dove c'è molta posidonia o comunque alga spezzettata e sospensione, dobbiamo stare molto attenti perché il pesce, come sempre, spunta all'improvviso e non ci dobbiamo fare trovare impreparati.